E rieccoci dunque a grande richiesta con un nuovissimo episodio delle recensioni più esilaranti di Amazon. Siamo già al sesto episodio e abbiamo dei prodotti, ragazzi, che vi faranno impazzire. Il primo prodotto dell'episodio è la Qiam KM4518A. Costa 14.495 euro, ma ragazzi, non è un motorino, è una motosega. C'ha il motore di un cinquantino, ma con questa gli tagli gli alberi. Io vorrei sapere quanto consuma. Sarà uno dei responsabili del buco nell'ozono, secondo me, questa motosega. Andiamo a leggere cosa ne pensano i nostri utenti. Fantastica! 5 stelle di MySkin. All'inizio era un po' titubante per il prezzo, ma poi ho letto le caratteristiche e l'ho comprata. Non c'è il super bollo da pagare e quindi è conveniente. Conviene sempre. Ora non potrei più fare a meno di inizio facile con valvola di decompressione e soprattutto della mirabolante Super Oregon catena. Il design accattivante. Figa, mi viene il cazzo duro. Beh, è arancione come le Lamborghini, quelle fighe camper. Ha tolto ogni riserva. Ora la porto con me ovunque. Cioè, questo mi immagino dorme a letto baciato la motosega. Allora ci va in discoteca. Anche in disco. E le pupe non mi si staccano di dosso. Assolutamente da prendere. Beh, se le pupe sono belle non è un problema, ma se fossero brutte tu la accendi e te le stacchi tu di dosso. Ma qua, allora tu no. Tu puoi rimanere, rimani lì. Tu no. 5 stelle di Luke Skywalker. Non so se si scriva così Luke Skywalker, ma ci fidiamo. Sembra buono soprattutto il prezzo. Incredibile! Scopro sempre cose nuove. Praticamente la sto adoperando per la pezzatura del grana padano e riesco a fare effetti di 2 cm con la super catena. Volevo togliere una stella perché non riesco a farlo con lo stracchino, ma vabbè. Irrinunciabile per l'estate 2016. Io mi immagino sta gente che taglia il formaggio e poi tipo lo spalma sul pane, no, con la motosega. Lo stracchino è un disastro perché lavi di stracchino tutta la cucina. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Di Bano. Ero indeciso tra prendere questa motosega e farmi portare direttamente a casa 120 tonnellate di legna già tagliata. Poi ho optato per la prima soluzione, in quanto il lavoro nobilita l'uomo. Peccato per i 35 euro di spese di spedizione, che francamente mi sembrano un po' eccessivi. Sì, sono un po' lievitate le spese, sono già a 50 euro adesso, ma perché è l'edizione 2016 e in estate tutti la vogliono. Ormai è la moda del momento. Adesso i ragazzini girano con scarpe Illuminati Crew e motoseghe sulle spalle. Sega, fanno i cosplay dei film horror con le scarpe belle. L'altro prodotto dell'episodio è una chiavetta USB. Ma non una chiavetta USB qualunque, ma la top di gamma dell'HyperX. È una chiavetta USB da 1 TB. E racchiudere 1 TB intanto così, complimenti all'ingegnere, gli farei una stretta di mano. Costa 773 euro. Un tempo ne costava anche 1000, ma c'è lo sconto. Ragazzi, perché tutti potrebbero comprare 1 TB di hard disk? Ci vogliono 2 coglioni così per comprare una chiavetta. È talmente all'avanguardia questo prodotto che Amazon gli ha permesso pure di mettere un video in descrizione. Cioè, tutti mettono le foto, loro sono ricchi, ci mettono il video. Ragazzi, cioè, vedete questo video, fate bagnare le vostre ragazze. La soluzione nei rapporti... Ho la chiavetta, amore. Vediamo come si è sbizzarrita l'utenza. 5 stelle di Francesco. Unica ed inimitabile. Chiavette come queste ti cambiano per sempre la vita. Nel senso che vai a dormire sotto i ponti. Sì. Costruita con metallo Uru, lo stesso utilizzato per il martello di Thor. E criptonite. Consente di trasferire i file ad una velocità pari a quella raggiungibile dalle particelle subatomiche nell'acceleratore LAIR del CERN di Berna. E tutto questo per soli 1000 euro. Supera la velocità quindi della luce, perché si sa benissimo che al CERN superano ogni giorno la velocità della luce, lo mettono su un articolo e poi fare una figura di merda perché non era vero. 5 stelle di Enrico. Fantastica. Ho comprato questa penna USB perché fin da piccola amavo disegnare con Paint. E infatti le penne USB servono a disegnare sul computer. Ma ormai dopo anni e anni di disegni che un bambino senza braccia potrebbe fare meglio con carta e penna, non ho più 1 MB di spazio libero. Tutti gli hard disk che ho comprato in questi anni sono ormai pieni dei miei meravigliosi disegni e non è certo facile portarsi dietro tutti e 18. Perciò ho deciso di avvalermi di un supporto tecnologico di questo livello, affidandovi alla cara vecchia Kingston. Io penso che cara vecchia Kingston, cara, sia riferito al, non, prezzo. Al prezzo e non al sentimento. La quale più volte con le sue penne mi ha consentito di trasferire qua e là le mie opere. E allora mi sono detta: e se ne trasferissi decine di migliaia alla volta? E così ho comprato questo gioiello della tecnologia. Sinceramente sono i soldi meglio spesi della mia vita. E non importa che mio marito mi abbia fatto visitare da diversi specialisti della salute mentale in seguito a questa spesa, così come poco importa che questo mese ci nutriremo di cipolle e bucce di banana. Che buone le bucce di banana.
di banana. Ciò che veramente conta è avere questo piccolo oggettino metallico che ospita tanta bellezza nella sua infinita capienza. E che difenderò dal martello da 3 kg di mio marito a costo della mia stessa vita. Ah, in allegato la foto del martello del marito. È proprio uno di quei martelli apposta per fare del male, per distruggere le cose, non per piantare chiodi. 4 stelle di Alessio Dradi. Volevo una buona chiavetta USB per trasferire le mie registrazioni audio dal PC al cellulare. Il cavo USB fornito con lo smartphone non mi piace e non voglio usarlo. Ah, giusto così. Questa ragiona come Dan Bilzerian. Voglio il carpaccio, prendo l'aereo, vado in Italia. Dopo una breve ricerca in internet mi sono imbattuto in questa chiavetta USB e, visto il prezzo, ho subito pensato si trattasse di un esemplare in via d'estinzione. Pertanto mi sono immolato all'acquisto, spinto anche dalle irrisorie spese di spedizione. Immolato all'acquisto, irrisorie spese di spedizione. C'è qualcosa che non va, probabilmente è il prezzo della chiavetta che ci sta in mezzo. Ma vediamo il tutto nel dettaglio. Design e dimensioni. Di forma prevalentemente squadrata, è dotato di numerosi spigoli vivi. Vivi e parlanti. Vivi sono quelli non smussati, i parlanti hanno anche la bocca e rompono i coglioni. L'ingombro dell'oggetto è notevole. Attenzione che le foto ingannano molto. 24 metri di larghezza, 24 metri di altezza, 180 metri di lunghezza. Non è grande così la mia entrata USB. Accidenti. Mi sfonda il computer questa se ce l'appoggio sopra. Il peso invece è quasi nullo, quasi come non averla. È fatta di polistirolo. Scusa. Non ho capito. Materiali. Composta per 80% d'amore. Risulta compatta e solida al contatto, tranne che per l'ugello USB che è fatto in antimateria. Vi consiglio vivamente di non toccarlo. Io ci ho rimesso un dito ma fa niente. Ti assorbe tutto, il buco nero. Ottimo rapporto prezzo grigio. Infatti l'oggetto è a 98% grigio. Ottimo. È proprio il colore più bello del mondo. Studiata e creata per perché ha una giraffa in giardino. Ah, no. Certo si è fatto di LSD prima di scrivere sta roba. Perché è una male di stronzate colossali. La consiglio a tutti quelli che, senza spendere troppo, si approcciano a questo tipo di oggetti per la prima volta. Perché stiamo ancora qui a parlare e non compriamo questa chiavetta? Sì, perché siamo qui a ascoltare questo tizio che si è drogato prima di scrivere? Come al solito sul nostro prodotto di punta dell'episodio si chiama l'egregio ed esimio dottor Capparella per sapere la sua opinione riguardante questa chiavetta. Pronto esimio, mi sente? La sento, sto fuori. Lui risponde sempre, sta fuori? Sì, però mi dica lo stesso. Ok. A disturbo quindi? No, non ti preoccupi. Ok, volevo chiedere la sua esimia e importantissima opinione riguardante questa chiavetta USB della HyperX. Da ben 1 TB di memoria. Cosa ci devono archiviare? I profili della NASA? Probabilmente. Il prezzo è robetta, roba da nulla. Costa 773 euro. Al grammo, spero. Sì, ovviamente. Al mega, guarda. Al mega. Ora sì che ci siamo. Che traslitterazione ha? Quanto è veloce nel traslitterare? Guarda, ha una scrittura di 160 megabyte al secondo. C'è un piccolo Schumacher che corre dentro la chiavetta. Però poi si è schiantato Schumacher. Non la compriamo questa chiavetta. Non la compriamo? No, a meno che non è impermeabile alla neve. No, non è impermeabile. Però, dottore, è argento. È grigia. Neanche d'oro. Neanche d'oro. Ragazzi, così funziona con l'esilio. Neanche d'oro. No, l'argento è per poveracci. Una volta si davano gli spicci ai barboni e si tirano le catene d'argento. Li uccidevi con la catena. Si vado a comprare un panino con la catena d'argento. Grazie mille della sua opinione. La terremo conto durante l'acquisto, che quindi non faremo. Assolutamente no, passiamo a chiavette di maggiore livello. Arrivederci. Buona serata. Grazie anche a lei. E ora che abbiamo sentito l'opinione dell'esimio dottor Capparella, direi di passare al prossimo prodotto dell'episodio. Un computer preassemblato della Fierce. Chi conosce la marca Fierce? Perché un assemblato costa 400 euro, ci ha messo dentro i pezzi a caso e penso che ne manchino. Però, ragazzi, la particolarità è che se andiamo a prendere la versione bianca, il prezzo potrebbe lievitare un po'. 18.500 euro in più solamente perché è bianco. Ragazzi, questo è razzismo. Non c'è altra spiegazione. Ma aspetta, ma c'è una ventola potentissima là dentro. Mm. Camper, ma l'hai già comprato? Ma se lo accendo diventa blu? Probabilmente sì. Fantastico, ce l'abbiamo già. Mamma mia. 19.000 euro, possiamo venderlo anche alla metà, fai gli sconti. Oh ragazzi, se volete ve lo vendo alla modica cifra di 2.000 euro, guarda, ve lo vendo subito. Venga a portarlo di persona. E non butta fuori l'aria calda questo, la butta fuori pure fredda. Io non so perché ancora siete lì a cincischiare e non chiamate il numero verde di Noob Channel e non comprate questo computer alla modica cifra di 2.000 euro. Veramente non vi capisco.
Ragazzi, questo era l'ultimo prodotto. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ragazzi, arriviamo almeno a 15.000 like per un prossimo video. Lasciate nei commenti i prodotti che avete scovato voi nel web. Seguiteci su Twitter, perché anche lì, ragazzi, siamo attivissimi. Anyub tweet, mi raccomando. Da Spawn e dal camper è tutto. Noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Non lo so, sempre. Non lo sai? La storia camper, cazzo. Voglio cercarlo il come. Come? Come ci vediamo Amazon? Con la sloda, nuova batteria del computer portatile. Un dilemma che ancora non è stato risolto. Accidenti. Illuminati Crew.